scienziato chimico, si introdurrà proprio nel mondo della chimica, però oggi parla all'interno del corso sull'Agordino. Se vi ricordate, ci saranno state due lezioni dedicate soprattutto all'esperienza mineraria dell'Agordino, dal punto di vista chimico. L'altra volta non è stato possibile, cercherà Marco di recuperare in qualche modo anche il 21. Il 21 parlerà di quello di cui avrebbe dovuto parlare la settimana scorsa. Oggi si parla dello sgorbo, però inserito nel contesto della storia agordina. Ringraziamo Marco e a lui la parola. Sì. Buonasera a tutti e grazie per l'attenzione che mi presterete. Parliamo dello zolfo questa sera. Perché lo zolfo? Lo spunto di questa lezione, inserita nel contesto degli appuntamenti dedicati all'Agordino, deriva dal fatto che negli ultimi 70 anni dell'attività della miniera di Valle Inferina, le piriti, cioè i minerali estratti, erano destinati non tanto alla lavorazione per ottenere rame, quanto piuttosto alla fabbricazione dell'acido solforico, prima dalla ditta Magni, che fu attiva in Valle Inferina dal 1893 al 1910, e poi al 1910 rappresentare e ricordare più, perché tante cose immagino le avrete viste anche a scuola un po' di anni fa, l'importanza dello zolfo e in particolare dell'acido solforico, che è il composto più importante derivato dallo zolfo, l'importanza che ha per l'economia di una nazione e per tutta una serie di prodotti che si ricavano e che più o meno consapevolmente sono di uso quotidiano. Vedete nell'immagine il campione del minerale di zolfo. Se volete vederlo dal vivo, ve l'ho anche portato in questo vasetto. Questo viene dalla Sicilia. Allora, zolfo. Lo zolfo è un elemento chimico. Elemento chimico, noi in chimica intendiamo elemento, una sostanza pura che non è scomponibile in sostanze più semplici. Lo zolfo è uno dei 90 elementi presenti in natura. Noi indichiamo ogni elemento con un simbolo letterale, il suo simbolo è S, deriva dal nome latino dello zolfo, sulfur. Lo zolfo è un elemento noto fin dall'antichità, a differenza di altri, soprattutto di altri metalli così scoperti in tempi più recenti, che hanno anche per reazione con l'ossigeno dell'aria, le emissioni vulcaniche sono composte di acido solfilico, che è uno dei composti dello zolfo, che conosciamo perché è il composto che caratterizza con il suo odore le uova arancide. Velenoso, molto velenoso, però a contatto con l'aria e in opportune condizioni i gas escono caldi, con l'ossigeno dell'aria si ossida e forma acqua e zolfo elementare che si deposita in questo modo. Ecco, attenzione, perché l'attività vulcanica non è l'unica sorgente di zolfo. Allora, allo zolfo vulcanico, ai giacimenti di zolfo vulcanico diamo il nome di solfatare. Famosa è la solfatara di Pozzuoli, per esempio, che ha questa origine. Lo zolfo però viene anche prodotto dall'attività di alcuni batteri che utilizzano per il metabolismo i solfati disciolti nelle acque. E anche questi cosa fanno? Trasformano i solfati in zolfo elementare che si deposita su rocce di tipo sedimentario. Qui abbiamo quindi le solfatare, rocce vulcaniche, zolfo vulcanico, le solfare, come quelle della Sicilia, zolfo invece di origine organica, batterica, su rocce sedimentarie come i calcari oppure il gesso. E qui ne abbiamo un campione, questo viene dall'Agrigento. A cosa serve lo zolfo? Perché è così importante? Perché ha accompagnato l'uomo lungo la sua storia? Beh, attualmente lo zolfo trova impiego per la produzione della gomma, il famoso processo di vulcanizzazione. Il caucciù, sapete, serve una cosa piuttosto collosa, appiccicosa, se invece trattato con lo zolfo acquisisce quella durezza che gli permette l'impiego per esempio nella fabbricazione degli pneumatici. Lo zolfo trova impiego nella fabbricazione di coloranti e di pigmenti. Cosa sarebbero i quadri di Van Gogh senza il solfuro di cadmio, il giallo classico di Van Gogh?
Trova impiego nella fabbricazione di fiammiferi, ma di questo ne diremo in un'altra puntata dedicata monografica dedicata al fosforo, e poi trova un largo impiego in agricoltura. Molte sostanze che vengono date alle viti, per esempio, ma anche ad altre piante contro i parassiti, sulla base di natura del giacimento, è qualcosa di terribile per i lavoratori, per le condizioni dei lavoratori. Qui vedete tutte quelle fumarole, qua siamo sempre in Indonesia, che vi ho detto prima, il giacimento nell'isola di Kawayan, in Indonesia. Qui vedete questi lavoratori che partono a piedi dai villaggi, si inerpicano sul vulcano ogni giorno e riempiono le ceste di blocchi di zolfo e poi le riportano al villaggio dove arrivano i commercianti a prelevarle. Perché i vapori solforosi reagiscono con l'umidità e danno origine a fonti naturali di acido solforico. L'acido solforico è presente in natura come tale, in condizioni di sulle spalle portano blocchi di zolfo. E vedete tutte le fumarole, insomma. Ecco. Mirabile descrizione delle condizioni dei lavoratori nelle miniere siciliane c'è stata data da Pirandello nella novella Il fumo, di cui qui riporto l'incipit, no? Una trattazione monografica in un audiovisivo che merita di essere visto se non avete avuto occasione, l'audiovisivo è stato realizzato dal dottor Arcangelo Curti, Memorie di miniera, per il gemellaggio tra Agordo proprio e Caltanissetta. I residui non avevano più da tempo un filo d'erba, sforacchiate dalle zolfare come da tanti enormi formicai e bruciate tutte dal fumo. Quindi qua descrive anche il paesaggio, dove si lavorava lo zolfo era terribile il paesaggio. E Valentina è lo stesso, se noi guardiamo anche le foto di inizio Novecento, vediamo questo paesaggio completamente brullo, le montagne completamente, tra virgolette, pelate, perché non c'era un filo d'erba, al di là del fatto che poi anche gli alberi venivano tagliati per fare il carbone destinato ai forni, per l'impiego metallurgico. Ecco. A chi attendeva a riempire di minerale grezzo i forni o i calcheroni, a chi vigilava la fusione dello zolfo, qua ci sono tutti gli incarichi che uno aveva nei calusi che riempiono i sacchi che dovranno portare in superficie e gli altri che invece staccano il minerale con le mazze oppure con il martello pneumatico. Sì. Penso che più che tante immagini, fotografie che pur ci sono, ma sono terribili, questo quadro sublima la difficoltà, la tragedia, la drammaticità della vita del minatore. Faccio notare che i corpi sono nudi. I corpi sono nudi prima di tutto perché sotto era caldo. Secondariamente i gas derivati dalle lavorazioni esterne penetravano negli anfratti della miniera e combinandosi con l'acqua che si trasudava dalle pareti formavano acido solforico. Se quelli mantenevano i vestiti addosso, l'acido solforico si sarebbe fermato attraverso i vestiti sulla pelle e avrebbe ustionato la pelle provocando anche lacerazioni piuttosto gravi. Allora per evitare questo lavoravano nudi. Tanto per fare un po' di antropologia della miniera, anche perché per fortuna queste cose almeno in Italia non esistono più. E in altri contesti, e ne parleremo nell'ultimo incontro che faremo, purtroppo sono attualità anche il lavoro dei bambini. In condizioni simili, se non per... Diciamo così, il mondo della divulgazione si è interessato dello zolfo e della sua lavorazione. Qui vi propongo la sequenza delle figurine Liebig, di cui vi ho parlato nella prima lezione, che illustrano, partendo dall'alto, la prima l'aspetto esterno di una cava di zolfo, la seconda l'interno della miniera, dove però chiaramente, visto essendo destinata al pubblico di bambini, queste figurine, la radiazione, si chiama metodo Frash. Il metodo Frash è utilizzato soprattutto negli Stati Uniti, dove ci sono, in Texas, ci sono giacimenti abbastanza ampi di zolfo sotterraneo. Allora, questa trivella Frash com'è fatta? È fatta da tre tubi concentrici. Nel tubo esterno scorre acqua sul vapore surriscaldato ad alta temperatura. Questo vapore viene immesso nelle viscere della terra, il calore scioglie lo zolfo che si trova sottoterra, un getto d'aria compressa immesso nel tubo centrale spinge nel secondo tubo lo zolfo fuso che viene portato in superficie. Il commercio in Europa e in Asia non viene dalle miniere, ma viene dalla raffinazione del petrolio. Allora, lo zolfo è disciolto nel petrolio greggio,
come tale oppure sotto forma di tutta una serie di composti. Questi composti devono essere eliminati dal petrolio e dai tagli petroliferi, cioè dalla benzina, dal gasolio, dagli oli combustibili. Perché va eliminato lo zolfo? Perché vanno eliminati i composti solforati? Perché sono corrosivi, danneggiano gli impianti di raffinazione, cioè il petrolio viene separato nelle sue varie frazioni e subito dopo ogni frazione è sottoposta a trattamento per togliere. Prendiamo questi tagli petroliferi benedetti e li sottoponiamo, al di là della formula non guardate, la notate prende paura che non muore nessuno, anzi, li sottoponiamo al processo di idrodesolforazione. Che cosa vuol dire idrodesolforazione? Una brutta parola che significa semplicemente che ciascun taglio petrolifero è miscelato insieme all'idrogeno, riscaldato a una certa temperatura, a seconda del taglio petrolifero, man mano che il taglio petrolifero è più pesante la temperatura aumenta, la temperatura di lavoro aumenta, varia dai 200 ai 450 gradi, è inviato su un apposito catalizzatore, cioè delle sferette di ossidi metallici, ossido di cobalto, ossido di molibdeno. Ricordatevi l'ossido di cobalto perché del cobalto per questa operazione, perché del cobalto parleremo nell'ultima lezione, vi ho detto prima dei bambini in miniera e qui del cobalto che serve per questa operazione, ne serve tanto perché il processo è molto diffuso in tutto il mondo. Queste operazioni quasi tutti i paesi occidentali devono farle per limitare il tenore di zolfo nei combustibili e nei carburanti. Perché si fa tutto questo lavoro? Perché lo zolfo ricavato dai petroli è solamente zolfo purissimo. Lo zolfo di miniera invece è contaminato da altre cose. Per esempio è contaminato da arsenico. Anche lo zolfo di Valle Imperina era contaminato da arsenico. Tanto che se voi andate anche a leggere i testi raccontano, perché anche i medici che hanno servito Valle Imperina raccontano dell'avvelenamento da arsenico a cui erano sottoposti gli minatori della miniera. Quindi a un certo punto basta zolfo di miniera per fabbricare l'acido e usiamo lo zolfo puro che si ricava, si riduzione misurato sulle tonnellate di acido solforico prodotte annualmente in una nazione. Con l'acido solforico si fa tutto, serve a qualsiasi processo. Alcune cose le vedremo subito dopo, perché quando li vedete in cristalli hanno un bel aspetto vitreo, no? Avete presente i cristalli di Verderame? Cioè, per esempio. Allora, qui vi ho messo tutto un elenco e vi dico adesso che li utilizzate. Se non quotidianamente, quasi. Il solfato di sodio era noto un tempo come sal mirabile di Glauber. Glauber è quello che lo ha scoperto, ne parleremo tra due minuti. E si utilizza come purga. Il solfato di potassio è utilizzato come fertilizzante. Il solfato di magnesio o sale di Epsom è un'altra purga, anche questa. E questo famoso sal del canale si metteva anche nella ricotta, questo dà il sapore un po' amarognolo anche a certi derivati del latte nell'industria casearia. Il solfato di calcio, gesso, comunissimo gesso da lavagna, il solfato di calcio di idrato. Il solfato di bario, chi di voi ha fatto il clismo opaco, è la pappa di bario con cui poi si fanno le radiografie all'apparato digerente. Il solfato di cromo, è utilizzato nell'industria della concia delle pelli, quindi per avere cuoio, nella fabbricazione del cuoio è usato questo. Il solfato di ferroso è usato come mordente in tintoria, è usato come concime, non so se avete presente quando date l'azzurrante per le ortensie, ecco il solfato ferroso. Il solfato di rame è invece l'anticritogamico. Più famoso, dopo si fa la bottiglia bordolese e si dà sulle rose, sulle misti arabi. Prendevano questi sali, i solfati, li mettevano dentro un apparecchio per la distillazione e applicando il calore, il fuoco sotto, si liberava acqua e anidride solforica che poi si ricombinavano a dare l'acido e loro nelle due anfore che vedete a fianco al forno raccoglievano una soluzione diluita di acido solforico. Questa è una cosa importantissima perché per la prima volta avevano gli alchimisti, gli scienziati, avevano a disposizione degli acidi più forti rispetto agli acidi naturali. Era riuscito a ottenere l'olio di vetriolo bruciando zolfo sotto campane in cui era prima stato immagazzinato del vapore acqueo. Sempre più o meno nello stesso periodo, Glauber, quello del sal mirabile, quello della purga, cosa fa?
prende lo zolfo, si ricorda che nella polvere da sparo era associato un po' al salnitro e con il salnitro lo zolfo bruciava meglio, allora ne aggiunge un pizzico, una parte di salnitro verso 8 parti di zolfo, e vede che aggiungendo questa roba ottiene più acido. Bene, lo scrive, lo descrive nei suoi trattati, e siccome lui era diventato famoso per quel sal mirabile, eccetera, eccetera, allora tutti studiavano il suo trattato. Lo studiarono anche dei chimici inglesi, Joshua Ward e John Raybrook, che però ingigantiscono il processo, cioè non si accontentano più di farlo nelle ampolle di laboratorio, lo traspongono su scalato, industrializzano nel primo secolo, io qui cito Gay-Lussac, Glover, soprattutto cosa era importante? Ho detto mettiamo i vapori nitrosi derivati dal salnitro, no? Era importante riciclarli, perché all'inizio li lasciavano andare in atmosfera, cioè loro cosa facevano? L'anidride solforosa era immessa in queste camere, la prendevano, facevano piovere acqua dal soffitto, si formava l'acido che si formava e i vapori che avanzavano li scaricavano tramite il camino. Qualcuno ha detto no, calma, prima di tutto inquinano, e la sensibilità ecologica agli inizi del XIX secolo si cominciava a sviluppare, molto prima che arrivassero i verdi, se ne erano accorti. E secondariamente dicevano, potrebbe avere un senso riciclarli. Se nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, no? Il principio fondamentale della chimica. E cosa faceva? Ha messo un tubo che praticamente recupera, alla fine del processo recupera i vapori nitrosi, li riconvoglia all'inizio e quelli continuano a circolare mentre l'anidride solforosa si ossida all'anidride solforica e viene assorbita per dare l'acido. Allora voi vedete tutti questi, diciamo così, questi rettangoli colorati in grigio. Nel primo rettangolo lo zolfo si combina con l'ossigeno per dare l'anidride solforosa, viene immesso ancora ossigeno, nel rettangolo centrale si chiama il reattore dove l'anidride solforosa e l'ossigeno si combinano a dare SO3, cioè l'anidride solforica, alla fine si fa piovere l'acido che scioglie l'anidride solforica e si diluisce nell'ultimo rettangolo, nel quarto, con acqua per poter ottenere l'acido. Lungo il corso del torrente Imperina, per 5 secoli si è sviluppata un'intera attività volta all'estrazione del rame. Noi la conosciamo come miniera di rame, in realtà la Valle Imperina si ricavava anche tutta una serie di altre cose. Oltre al rame, per un periodo è stato prodotto argento, per un periodo è stato prodotto vetriolo di ferro, che correva alla fabbricazione degli inchiostri tradizionali ferrogallici erano fatti a partire dal vetriolo che si ricavava qui, e adesso vi spiego anche come. E l'ultima parte, ho detto, le piriti estratte erano destinate alla fabbricazione dell'acido solforico nell'ultima fase della sua vita, dal 1893 al 1962, presso le fabbriche della Magni a Vicenza e poi della Montecatini. Il minerale estratto da Valle Imperina è una pirite cuprifera, chiamata talvolta calcopirite. Perché calcopirite? Calcos in greco vuol dire rame, ed era riferito al fatto, anche qui provenienza geografica, perché i greci si rifornivano di rame nelle miniere della Calcide, dell'isola calcidica. Dalla calcopirite ricavavano il rame secondo una certa sequenza di lavorazione.